Il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, si oppone alla regione e la invita a non fare tagli nelle dirigenze delle scuole teramane. È quanto emerso dall'incontro di ieri per il dimensionamento scolastico tenutosi nella sala consiliare della provincia, alla presenza anche delle rappresentanze scolastiche ed istituzionali del territorio. La richiesta del massimo ente provinciale è quella di preservare l'identità delle singole istituzioni, scongiurando tagli che potrebbero colpire ulteriormente le offerte formative già in crisi. Alla Regione faremo una richiesta precisa. Negli anni passati la Regione ha tagliato nella provincia di Teramo più che nelle altre province. Questa volta, visti i tagli precedenti, la provincia di Teramo non vorrà subire dei tagli. Ci batteremo affinché i tagli verranno effettuati nelle altre tre province per ridare a Teramo la dignità che merita. Come è andato l'incontro di ieri? All'unanimità hanno sposato tutti la proposta fatta da me, dall'organo del Consiglio Provinciale, e quindi perseguiremo per questa battaglia affinché possiamo tutto il territorio della provincia di Teramo evitare questi tagli, e se ci saranno la politica regionale, quindi la maggioranza regionale, dovrà prendersi la responsabilità di averli fatti. I presenti hanno dunque condiviso e appoggiato la linea di D'Angelo, che ha chiamato all'impegno tutte le istituzioni del territorio e le forze politiche. È importante che tutti lavorino nell'interesse della nostra provincia e non nell'interesse della politica, che spesso fa solo i conti con i numeri. Il presidente ha inoltre ribadito la centralità e l'importanza delle scuole teramane, una su tutti il liceo artistico di Castelli, un fiore all'occhiello del territorio. Castelli è una delle eccellenze, speriamo che a breve verrà riconosciuto il titolo di scuola rara, questo per dimostrare quanto sia ampia la diversificazione dell'offerta formativa scolastica in provincia di Teramo. Stiamo per presentare il nuovo polo didattico, un polo didattico che assomiglia a un campus nell'area tra via San Marino e via Po, e questo sarà la nuova evoluzione di scuola, la scuola che vogliamo per noi, per il futuro dei nostri figli e delle nostre famiglie.